Da San Cipirrello al bivio di Giacalone, altra tappa della protesta degli agricoltori per la grave crisi che investe il settore. Trattori e mezzi agricoli in movimento trovano la solidarietà della gente, perché l'agricoltura è il ramo più importante dell'economia siciliana. La classe politica viaggia alla velocità di una lumaca per venire incontro agli operatori agricoli, mentre invece l'ammalato ha bisogno di immediate cure. C'è stanchezza e delusione per il ritardo nelle agevolazioni sempre più ridotte, mentre molti sono costretti a svendere le nostre terre non avendo tutele da parte di nessun ente. Tutto questo lavoro e questo impegno non viene mai riconosciuto e anzi dicono di essere costretti a subire politiche nazionali ed europee che favoriscono l'importazione di prodotti non sani come il grano canadese pieno di medicinali a scapito dei nostri a chilometro zero. Il bilancio per il settore agricolo in Sicilia è risultato negativo anche lo scorso anno. Alluvioni, siccità, speculazioni delle grandi multinazionali, perdita di interi raccolti, prezzi dei prodotti agricoli che non consentono neppure di riprendere le spese. Io oggi, 24 gennaio, mi onoro di avere questa partenza a San Cipirrello, perché è una protesta nobile. Dopo di ciò non vorrei aggiungere altro, sperando che le istituzioni possano ascoltare queste voci di questi ragazzi e incominciare a pensare di dargli ascolto, pensare di dare un valore a questo prodotto della terra. Bravo! Pensare soprattutto che quando mangiamo i nostri prodotti, e sappiamo da dove vengono e come sono fatti. Non volendo aggiungere altro, con i signori della Digos, le forze dell'ordine, non possiamo fare altro che raccomandare che questa possa essere una manifestazione veramente pacifica, serena, da persone per bene, che siamo tutti.